Parmigianino, nome con cui è noto il pittore Francesco Mazzola, fu tra i più importanti artefici del manierismo, di cui rappresentò l'ideale di grazia, di raffinatezza. In questo ritratto la delineazione grafica diventa predominante e l'interpretazione dello spazio rigorosamente geometrica. Non una proiezione tridimensionale, ma un'astrazione cromatica, una compatta cortina senza profondità distesa sul fondo. Questa figura è immota, ma nello stesso tempo fremente di inquietudine, assorta e insieme sorpresa in un soprassalto, come nel compimento di un'azione inspiegabile, che tale resta anche alla prova delle analisi iconografiche. La schiava turca è un dipinto a olio su tavola databile al 1532 circa e conservato nella Galleria Nazionale di Parma. Il titolo è legato al particolare copricapo che venne visto come un turbante. In realtà però si tratta di una conciatura, riconoscibile in numerosi altri ritratti della stessa epoca, tipica delle nobildonne del Cinquecento. Una mano dalle dita fusolate, tipica dell'autore, indossa un anellino dorato. Potrebbe essere una giovane sposa? E regge un ventaglio di piume realizzato con grande virtuosismo. La maliziosa sensualità del soggetto è esaltata dallo sguardo fisso verso l'osservatore, dal sorriso ambiguo e interiorizzato, come quello della Gioconda, e anche dalla sapienza compositiva nei decisivi ritmi curvilinei che ne incorniciano la figura. Il viso, dalla compattezza perlacea, gli occhi, le spalle, il copricapo e il ventaglio. In realtà la strana denominazione del ritratto deriva non dai suoi attributi, ma piuttosto da un'enigmaticità sostanziale, impenetrabile, perché frutto di una non più certa condizione esistenziale che rende ambigua la figura, persino nei suoi caratteri di sesso e di età, in un artificio contenutistico che resiste all'interpretazione con l'inquietante sorriso. Un sorriso infantile che fa riconoscere nella schiava turca lo stesso volto del putto di amore che fabbrica l'arco e che con le sue smorfie ammiccanti ci rende complici del suo travestimento nelle fattezze di una giovane donna. Protetta all'interno della sua ricercatezza formale, questa figura ci impone il suo vero significato, che è quello di porre la bellezza quale valore assoluto e cognitivo, la cui ricerca è ottenuta solo con l'eliminazione di tutti gli altri valori possibili, storici, etici, religiosi, attraverso un processo estremo di sublimazione dei propri mezzi formali. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!